Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi andiamo a vedere il cacciatorpediniere tedesco Z52. Matchmaking davvero molto interessante. Tre cacciatorpediniere avversari. Il percorso del guerriero, la mappa, supremazia, la modalità. Vediamo un pochino. Abbiamo un incrociatore in più, la Ciapa, Montana Conqueror, Kurfürst, Kurfürst. Difficile, molto difficile questa partita. Radar quanti? Ok. Io proverei immediatamente ad andare su Alfa. Dobbiamo provare ad affondare un cacciatorpediniere il prima possibile. Probabile che troveremo o la Gehring, anzi no, o la Scima. Anche la Z46, no, in realtà potrebbero entrare tutte su Alfa. La Scima la spottiamo a 5.9, noi veniamo spottati a 6.1, abbiamo questo scarto di 0.2 che potrebbe essere molto pericoloso, però conto anche sul radar che abbiamo in partita, la Ciapa potrebbe darmi una mano. Ciò nonostante, però, cerchiamo di utilizzare anche la Hydro, perché ricordiamo che la Hydro spotta fino a 5.88. Allora, 20 secondi e i siduri sono carichi e li lancio immediatamente. Loro, essendo 3, potrebbero dividersi uno per capo e quindi ho buone possibilità di beccare la nave avversaria. Ovviamente la fortuna servirà molta fortuna perché devo azzeccare un pochino la direzione del nemico. Allora, iniziamo subito a virare, non ci pensiamo due volte, lui potrebbe venire da quella parte. Ok, siamo spottati, eccolo. Come non detto. Come non detto, guarda. Ok. Effettivamente, anzi, sono due, sono. Caso ho voluto che sono due. Sono due. Le cose si complicano tanto. Aspetta perché sta arrivando per spottarmi. Aspetta che mi vuole spottare. Spara, 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 spara. No, niente, non spara, come non detto. Ci dobbiamo allontanare comunque. Ragazzi, sparate a quella Z26, 46. Non sono più lì, Shimakaze, non sono più lì dentro. Tutti quanti, ragazzi, tutti sulla Z46, dove sono? Dov'è il mio supporto? Dov'è il mio supporto? Buono, non posso resistere ancora per molto in questa posizione, eh. Ok, abbiamo perso di nuovo il motore, molto male. Dobbiamo portarla a casa. Ora o mai più. Ok, buona. Però non abbiamo la propulsione. Qui andiamo a soffrire particolarmente. Ottimo. Evitiamo anche il siluro, siamo spottati via propulsione. No, Montana, spostati, Montana, spostati. Spostati che qui ci rimaniamo secchi tutti e due tra poco. Ok. La siamo vista brutta, però pensavo un pochino più di supporto su quel cacciatorpediniere. Ok, lui è lì dentro comunque. Buona la Neptune. Abbiamo un vantaggio adesso di cacciatorpediniere, dobbiamo cercare di tenerlo, il che significa probabilmente perderemo la Montana e la Ciapa, però non fa nulla, andiamo su Bravo. Cerchiamo di capire quello che abbiamo intorno. Anche perché loro sono molto sul lato sinistro, eh. Allora, lì cosa abbiamo? La Kurfürst potrebbe in qualche modo sparare su Alfa, però è vero che è già impegnata in altre cose. Noi comunque sì, andiamo su Bravo. Sperando di non beccare nessun siluro della Scima, il vero problema. Quei siluri magari affondassero la Scima. Ok,
Buona così. Nessun siluro per il momento. Ho molta paura di siluri che possono venire da questa parte, quindi facciamo attenzione per quanto sia possibile. Il punto di Bravo è bloccato? Sì. Aspetta, perché se è bloccato, probabile che la scima sia all'interno. Ok, abbiamo perso la. Lui va in retro. Stiamo cappando Bravo, sì o no? Adesso sembrerebbe di sì. Devo capire dove la scima Kaze. Abbiamo bisogno del supporto della Gehring, sicuramente. Sicuramente abbiamo bisogno del suo supporto. Però vorrei rimanere anche nei paraggi perché i miei siluri potrebbero. Beccato. Aspetta. Via. Buona. Due siluri anche sull'incrociatore. C'era la Kurfürst vicino a me. Effettivamente. Qualche colpo è partito dalla Kurfürst, l'ho visto. Armi secondarie le ho viste assolutamente, quindi abbiamo fatto molto bene questa azione. Ottimo, vediamo se portiamo anche la magia a casa. Dai ragazzi, tre cacciatorpediniere avversari si sono rivelati per il momento inefficaci. Buono. Per loro le cose si mettono difficile, in maniera. Si complicano alla grande perché non hanno più occhi senza cacciatorpedinieri e noi invece abbiamo tutto quello che ci serve per poter distruggere le corazzate. Avanziamo, prendiamo Alfa e aspettiamo i ragazzi da Charlie. Semplicissimo. Non ci sono neanche radar, quindi ragazzi, veramente di cosa stiamo parlando? Vediamo un attimo di prendere Alfa. Stiamo sempre attenti perché non dobbiamo essere spottati, insomma. Un minimo errore potrebbe essere fatale. Andiamo dentro Alfa. La partita, diciamo che è vinta all'80%. Difficile perderla. Davvero difficile. Oh cacchio. Non l'avevo visto. Bravo, bravissimo. Ok, dobbiamo stare attenti solo ai due incrociatori, però direi che il grosso ormai è fatto. Bastano un paio di siluri sulla Carolina, anche uno sull'incrociatore tedesco e la portiamo a casa. Adesso ci mettiamo qui, ci parcheggiamo, se possiamo spariamo un po' di HE, il fumo è pronto in 30 secondi, il capo in 10 lo abbiamo catturato. Sempre se non viene nessuno all'interno, i siluri avanzano, vediamo che okay, quello niente. Allontaniamoci. Il capo l'abbiamo preso, abbiamo fatto un po' di punti. Ok, ripartiamo da zero. Ripartiamo da zero, anche perché c'è l'aereo esatto che rompe le scatole, lo sapevo. Via. Ok, fumo. Qui ragazzi possiamo solo fare punti, nulla di più semplice, nulla di più semplice. Ok, vai, continua a virare così vieni da me. Buono così. Aspetta perché avanza la francese, eh? La francese avanza, un incendio per dare un po' di fastidio. Dammi un altro incendio, dai. Un altro incendio piccolo piccolo. 51.000 danni, pochi. Possiamo fare qualcosina in più con qualche siluro. Se lo mettiamo a segno sarebbe una cosa molto buona. Attenzione perché abbiamo perso un'altra nave, altre due, prendono coraggio, una cosa che a noi non piace. Un siluro sulla Carolina. Ragazzi, tutti sulla francese, dai. L'affondiamo subito.
Abbiamo 15 secondi, aspetta, buono così. 700, incendio, ottimo, ottimo. 1000. E mi sa che la kill ce la prendiamo, dai. Buono. Andiamo sulla Carolina, non ha occhi, non può veramente fare nulla. Via Siluri. Via. E poi anche qualcosina sulla Magi, che ha dato un po' di potenza, però ce ne freghiamo altamente. Ce ne freghiamo altamente. Aspetta, perché stiamo per essere spottati. Ok, vediamo se facciamo. Possiamo fare il Kraken se becchiamo la Carolina. Non lo so. No, più a destra mi sa. Mannaggia. Mancato, mancato, mancato. Molto male. Vabbè, dai, andiamo di torrette. Mi sta puntando qualcuno, penso che sia la Magi. Molto probabile. Eh sì. Ha evitato i colpi, Siduri, bravo. 15 secondi e andiamo con il fumo, anzi, lui neanche mi sta puntando più molto bene. Vediamo se ce la portiamo questa. Ok, adesso dobbiamo distruggere solo lui. Ragazzi, può arrivare il Kraken, dobbiamo crederci. Ok, buono così. Un altro incendio. No, l'ha riparato, l'ha spento. Mannaggia, 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 mannaggia. Niente Kraken, niente Kraken. Non arriva più il Kraken. Dai, dammi il Kraken. Deve scattare l'incendio per avere più probabilità di beccare. Sì! Non ci credo, non ci credo, è arrivato il Kraken. Non ci speravo per niente. Quando ho visto che aveva 200 punti, ho sparato, ho detto se va va. Beh, il Kraken con 84.000 punti lo accettiamo, dai. Vediamo cosa abbiamo portato a casa. Allora, abbiamo guadagnato 446.000 crediti, 7.800 di esperienza, 393 libera, Kraken prima kill, 84.000 danni, 243 hit, 3 siluri, 4 critici, 5 navi, 6 incendi, 3 falle, 3 basi difese, una base catturata. Abbiamo anche completato diverse quest, molto bene. Punteggio squadra, siamo arrivati primi con 2069 punti, rapporto dettagliato. Abbiamo fatto un po' di danni, crediti, levate, le varie spese, 5, sì, 500, buonanotte, 179.000 più 12.500 per quanto riguarda il comandante. Ragazzi, video terminato, grazie per l'attenzione, noi come sempre ci vediamo alla prossima. Ciao!